Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di alluminio a taglio termico e a taglio freddo. Chiariamo subito che cos'è il taglio termico e cos'è il taglio freddo. Il taglio termico è questo isolamento che è messo al centro del materiale che separa l'alluminio esterno da quello interno. Quindi non c'è passaggio di freddo dall'esterno verso l'interno perché questo materiale è altamente isolante e separa i due materiali stessi. Nell'alluminio a taglio freddo invece il materiale è lo stesso interno e esterno, è passante. L'alluminio, essendo un conduttore molto molto valido, in questo caso il fatto che è conduttore ci porta a un grave svantaggio, che il freddo di fuori arriva dentro e viceversa anche il caldo in estate arriva dentro. Diciamo che l'alluminio a taglio freddo sarebbe praticamente vietato in tutte le zone d'Italia. L'Italia è divisa in zone climatiche, c'è la zona climatica le più calde, che sono la A, la B, poi c'è la C, la D, la E e la F. Questo si potrebbe usare in zona A, che praticamente corrisponde a Lampedusa, e in zona B, che è la zona praticamente delle coste, alcune coste della Sicilia, alcune coste della Sardegna e una piccola parte della Calabria. Però come potrei usarlo? Lo potrei usare con un vetro ad altissime prestazioni, quindi creando uno squilibrio molto grande tra la prestazione del vetro e la prestazione del serramento. È una cosa che sconsiglio molto. Perché cosa succede? Quando le cose non sono equilibrate, io avrò comunque un grande passaggio di freddo in inverno, anche se le temperature saranno comunque miti, ho il pericolo della condensa sul perimetro del serramento. Cosa succede? La finestra, nella sua interezza, mi fa una media di un valore che per la legge va bene, nella realtà dei fatti sto facendo un lavoro che non è proprio il massimo. L'unico vantaggio è il costo, che è molto più basso di un serramento in alluminio a taglio termico. Invece parliamo del taglio termico. Il taglio termico ad oggi è il miglior serramento che si può fare per le tendenze attuali di mercato, perché il mercato che cosa ci chiede? Ci chiede dimensioni molto molto grandi. Dimensioni grandi, l'alluminio a resistenza meccanica è in grado di fare questo tipo di utilizzo. Ci chiedono profili molto piccoli, profili slim, finestre minimali e anche qui l'alluminio è vincente perché con sezioni piccole rimane molto robusto. Ci chiede il mercato grande luminosità. Oggi le case le volete tutte molto luminose, giustamente, dico anche, e l'alluminio, avendo i profili più piccoli, permette di avere questa luminosità. Poi il mercato il mercato vuole la possibilità di colorare l'infisso in svariate finiture, oserei dire in infinite finiture, dal bianco al nero, passando per tutto quello che c'è nel mezzo, e la possibilità di avere un colore interno diverso da quello esterno. E con l'alluminio taglio termico questa è la cosa più facile che si può ottenere. Al contrario, non la puoi ottenere con l'alluminio perché taglio freddo è lo stesso materiale, farlo due colori è veramente molto complicato e molto costoso. E, tornando alle grandi dimensioni e profili snelli, sono cose che sono facili da fare con l'alluminio e molto difficili da ottenere con un profilo in PVC, ad esempio. Poi abbiamo la durata nel tempo, molto molto superiore a qualsiasi altro tipo di materiale, tranne l'acciaio inox. Ma infine voglio ricordarti una cosa molto importante. I prodotti sono importanti, taglio termico è importante, tutto quello che vuoi, ma cosa molto più importante è come viene posato, la posa in opera del materiale, perché a un buon infisso posato male si ottiene un risultato veramente pessimo e la posa in opera è il 75% del risultato. Proprio per questo noi abbiamo creato il sistema Bisacchi, che è un sistema di posa in opera testato e garantito. Anzi, con tre garanzie, le tre garanzie del sistema Bisacchi. Per oggi abbiamo finito, grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima. Ciao!